Si è corsa senza vento ieri a Cetraro la 29ª regata del Pantavela, organizzata dal Centro Velico Lampezia in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e il CONI. Non è mancato però il divertimento per i partecipanti. Su 29 edizioni, 5 o 6 sono state con molto vento, le altre si sono corse bene o male in queste condizioni, ormai lo sappiamo, lo facciamo all'inizio dell'estate, o la facciamo alla fine dell'estate, o a Ferragosto, o nel mese di agosto, il Pantavela porta sempre questo tipo di vento. E noi corriamo sempre in questa maniera, però l'importante è che, sentendo un poco le cose che hanno detto i ragazzi, gli altri equipaggi, le cose, insomma, è sempre un grande divertimento. A fare da sfondo alla regata la magnifica cornice di Lampezia, caratterizzata dalle grotte di Rizzo. Erano circa una ventina di barche, 20-25 barche, tra Optimist, Laser e barche d'altura. C'erano due partenze, Optimist derive sulla destra e barche d'altura sulla sinistra. Abbiamo fatto un percorso più ridotto per le barche piccole, chiaramente, è un bastone, un'andata e un ritorno. Dovevano farne due veramente, purtroppo non c'era vento al primo bastone, poi abbiamo sospeso la regata. Però diciamo è andata bene, i ragazzi erano tutti divertiti. L'importante dunque è divertirsi e continuare a promuovere queste attività, soprattutto per una città come Cetraro, che punta molto sulla cultura velica. È importantissimo portare avanti quelle che sono le iniziative del Centro Velico, quindi motivando anche la crescita dei bambini, dei ragazzi che partecipano ai corsi di vela che si svolgono durante tutto l'anno. L'amministrazione comunale di Cetraro, nel progetto dello sport, diciamo, dell'assessorato allo sport, ha appunto puntato a valorizzare quella che è l'attività velica in questa città. Dopo l'arrivo al porto, la premiazione, mentre si pensa già ad organizzare la 30ª edizione del Pantavela. Il nostro traguardo è superare e arrivare possibilmente anche alle 100 barche. Chissà che magari piano piano ci rientriamo perché la nostra scuola di vela è a tempo pieno e funzionante. Adesso vediamo di attrezzarci, quindi questa è la cosa per l'anno prossimo. Noi cominciamo già da domani a lavorare per la 30ª. Ci sono 30 anni del circolo e 30ª Pantavela, perché abbiamo iniziato un anno dopo, quindi insomma siamo qua gasatissimi.